Maria Gianniti. L'Italia è accanto all'Ucraina nei suoi sforzi per arrivare a una pace effettiva ed efficace. E quanto ha ribadito il ministro degli esteri Di Maio al termine dell'incontro con il suo omologo Vadim Pristaiko. Ho innanzitutto rinnovato il fermo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina, la solidarietà dell'Italia per le gravi conseguenze umanitarie del conflitto ancora in corso nelle regioni orientali. Un conflitto scoppiato 6 anni fa, da tanti dimenticato, ma che continua a scavare un solco tra la popolazione. Gli ultimi mesi però sono stati segnati da un rinnovato impegno del presidente Zelensky, ribadito in Italia la scorsa settimana durante gli incontri con il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Conte. L'impegno di Zelensky è che l'accordo siglato a Minsk per porre fine alla guerra diventi realtà il prima possibile. E nel pomeriggio Di Maio partirà per un giro nei Balcani che lo vedrà in Serbia, Macedonia e Kosovo. Irlanda, affermazione storica per lo Sinn Féin, il partito nato dal braccio politico dell'IRA.